Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. È terminata alle 18.30 nella sede di Coingas la riunione straordinaria richiesta dal sindaco Ghinelli dopo il caso delle maxi bollette extra denunciate da Federconsumatori. Ascoltiamo come è andata dalle parole dell'amministratore unico di Coingas, Franco Scorticci. L'assemblea è stata importante perché si è avuta la possibilità con i soci di Coingas e quindi i sindaci della provincia di Arezzo di cercare di capire quello che poteva essere successo. Fra l'altro stamani c'era stato un incontro di Estra con i vertici regionali di Federconsumatori, quindi hanno avuto la possibilità di spiegare. Stesse spiegazioni che sono state date oggi ai sindaci. Spiegazioni anche molto tecniche sull'andamento, il tipo di tariffe, tant'è vero che stiamo già lavorando per predisporre un comunicato stampa da passare a tutti gli organi di comunicazione per cercare di spiegare quelle che sono state le motivazioni portate dalla società. Già Estra aveva predisposto un piano di rateizzazione delle bollette più importanti, ha dato rassicurazioni sull'andamento di un mercato che ha vissuto momenti veramente da panico sulle tariffe della materia prima per motivi che tutti sappiamo legati a, sicuramente da qualche parte da parte di speculatori di produttori di energia, ma anche dovuti alla carenza dovuta alla fornitura della Russia e tutto il resto, però è rassicurante l'andamento dell'attuale mercato che sta scendendo, ritornando ai valori che erano pre scoppio di tutta questa tempesta perfetta. Sono state date spiegazioni di come funzionano le letture delle varie bollette, sull'autolettura, le letture elettroniche dovute ad apparati che forniscono solitamente, però anche lì quello che sta venendo fuori nel sistema della distribuzione, ma non è un problema di Estra, ma un sistema di distribuzione, che gli apparati oggi trasmettono i dati attraverso una rete di 2G, una rete che oggi è sempre più carente, quindi è in corso, addirittura Estra oggi mi sembra che abbia parlato entro il 2023 di sostituire altri 23.000, quasi 24.000 contatori per adeguarli alle nuove tecnologie della comunicazione, da dove la telefonia ha creato con la vecchia rete diverse difficoltà nella trasmissione dati. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Chiesti 2 milioni di euro da parte dei familiari di Guerrina Piscaglia. La richiesta di risarcimento danni è stata presentata dalla famiglia della donna scomparsa nel 2014. Per il suo omicidio e la soppressione del suo cadavere è in carcere l'ex parroco Gradien Alabi, che si trova a Rebibbia. Ce ne parla Chiara Sadotti. Sale a 2 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni presentata dai familiari di Guerrina Piscaglia alla Chiesa. Dopo quella delle sorelle e delle nipoti, arriva adesso anche quella del figlio e del marito. Perché riteniamo che c'è stata un'omessa a vigilanza e di conseguenza il danno che è stato determinato ai miei assistiti a seguito della scomparsa e della morte di Guerrina Piscaglia dovrà essere appunto risarcito questo danno. Gradien Alabi, all'epoca dei fatti viceparroco, nel 2019 è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna, scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. Il nuovo atto di citazione, depositato al Tribunale di Arezzo speculare al precedente, è indirizzato alla diocesi di Arezzo Cortone San Sepolcro e ai canonici regolari premostratensi, ordine religioso del Congolese per responsabilità civili. Più persone avevano indicato alla diocesi direttamente e indirettamente questa situazione, non c'è stato nessun tipo di intervento, ma a prescindere da questa circostanza, nel momento in cui la diocesi invia dei soggetti a svolgere la funzione liturgica, hanno un dovere di vigilanza. L'udienza di fronte al Tribunale di Arezzo è stata fissata per il prossimo 26 settembre. È chiaro che questa è una causa difficile e complessa quanto il processo penale, però è un tentativo che deve essere fatto proprio perché i miei assistiti a seguito di questo omicidio hanno subito un danno importante. All'interno della famiglia non c'è più Guerrina Piscaglia, quindi non c'è più una moglie, non c'è soprattutto più una mamma. Gradien Alabi è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, dal quale continua a dichiararsi innocente, mentre del corpo della donna, dopo anni di indagini, processi e battute di ricerca, ancora nessuna traccia.
Ancora cronaca, la polizia di Stato Aretina ha arrestato una donna per rapina. La donna di origine cubana è stata rintracciata dal personale del commissariato di Montevarchi. Si era resa responsabile del reato di rapina ed estorsione continuata in concorso con più persone ai danni di una persona anziana nel 2015. Dopo la sentenza di condanna a 3 anni e 3 mesi si era recata in Spagna sottraendosi all'esecuzione della pena, rientrando in Italia qualche mese fa per ricongiungersi con la figlia. La straniera è stata associata alla casa circondariale di Sollicciano. E torniamo sul caso della bambina di 11 anni picchiata sabato scorso ad Arezzo da alcuni ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Ne abbiamo parlato con la psicologa Elisa Marcheselli. I bulli praticamente sono dei ragazzi che perpetuano dei comportamenti aggressivi, dei comportamenti violenti, dei comportamenti di presa in giro, di mancanza di tolleranza verso altre persone, quindi il soggetto altro è in questo caso la vittima. Il bullo si differenzia dal cyberbullo proprio perché attua una perpetua dei comportamenti discriminatori, violenti, aggressivi per mezzo della presenza fisica oppure attraverso quello che viene definito dagli esperti bullismo indiretto, quindi con esclusione sociale, con denigrazione, con prese in giro. E diciamo sempre, sottolineiamo sempre che il cyberbullismo è molto più pericoloso del bullismo nelle sue conseguenze, perché il cyberbullo può perseguitare la vittima 24 ore su 24 senza interruzioni, e quindi il web sappiamo che è un amplificatore di comunicazione e di comportamenti e di condotte che possono poi essere purtroppo anche emulate da altri ragazzi. I segnali di riconoscimento, bisogna ricordarci sempre che ci sono, è possibile individuare dei comportamenti sonda che possono in qualche modo far riflettere che ci sia un comportamento da correggere nei nostri figli. L'invito è quello di non vergognarsi di ammettere che ci possano essere delle difficoltà da risolvere, perché è solo quello il modo che possiamo aiutare a salvaguardare una crescita sicura dei giovani di oggi. Oggi parliamo molto di disagio giovanile, di emergenza giovanile, proprio perché la società è in crisi proprio nel sostenere i bisogni e le necessità dei giovani attuali. La paura più diffusa tra i nostri giovani della fascia 14-18 anni è il sentimento di solitudine, quindi questo ci deve far molto riflettere. Personalmente nella pratica mi trovo sempre più a parlare con ragazzi che chiedono aiuto, che sono consapevoli, ma che a volte ci sono famiglie alle spalle che hanno difficoltà a comprendere le problematiche e il disagio di quel momento del proprio giovane. Quindi bisogna un attimo fermarsi e questi fatti di cronaca che sono sempre drammatici e soprattutto ci devono mettere di fronte a una responsabilità diffusa che qualcosa non sta funzionando, che stiamo sbagliando, e quindi all'interno insomma delle proprie riflessioni cerchiamo veramente di iniziare ad osservare esattamente ciò che abbiamo di fronte senza trovare scuse e non prendersi responsabilità delle proprie competenze educative che riguardano noi adulti. E domani si terrà una manifestazione di solidarietà proprio per la ragazzina vittima dell'aggressione, per la sua famiglia. L'appuntamento è alle 17 in piazza Fanfani, luogo dell'aggressione, proprio ad una settimana dai terribili fatti. Ad organizzarla il comitato Giù le mani dalle mense di Arezzo, DOG, Associazione Operatori di Strada e Futuro Aretino. C'era bisogno di una reazione, afferma Sara Buti, portavoce del comitato Giù le mani dalle mense da parte della città. Questi atti di violenza e di bullismo che nascono dalla solitudine, dalla marginalità, hanno necessità di una risposta da parte della cittadinanza e dei genitori che vogliono esserci e manifestare la loro solidarietà. Vogliamo anche chiedere alle istituzioni di fare la propria parte per le famiglie, evidentemente, che non riescono a gestire da sole questo difficile momento. E ancora un arresto per droga in Val di Chiana. I carabinieri del pronto intervento della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza di reato nella serata di ieri un uomo di 56 anni residente a Monte San Savino. I militari stavano svolgendo un servizio
di prevenzione sul territorio quando, transitando davanti a un bar, hanno notato due persone che stavano dialogando tra di loro all'interno di un'auto. Nell'intento di sottoporli ad un controllo, i militari si sono avvicinati e proprio in quel frangente hanno notato che uno di loro, con un gesto fulmineo, aveva gettato qualcosa fuori dall'auto. Nel contenitore in plastica gettato c'erano quattro confezioni in cellophane contenenti cocaina del peso di 3 grammi. Il 56enne a quel punto ha iniziato a inveire contro i carabinieri, proferendo frasi minacciose e offensive, a strattonare per la giacca uno dei due militari che successivamente lo hanno immobilizzato. Uno dei due carabinieri ha anche riportato lesioni con prognosi di 7 giorni. L'uomo è stato arrestato, dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E ricorre oggi, 24 febbraio, il primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Noi siamo andati a visitare un centro di accoglienza nell'Aretino dove sono ancora presenti i profughi ucraini. Ad oggi sono oltre 700 quelli presenti nel territorio della provincia di Arezzo. Ce ne parla Greta Settimelli. I never forgot this day because quel giorno non lo dimenticherò mai. Mi ricordo che al mattino stavo andando al lavoro. Mi sono arrivati messaggi dai miei amici e dai miei parenti. Giulia, è iniziata la guerra. Non sapevamo cosa fare. Siamo andati al supermercato per comprare cibo e acqua, perché potevano arrivare bombe da un momento all'altro. Poi, dopo una settimana circa, siamo dovuti venire via, io e mio figlio, perché deve fare delle terapie e lì non era più possibile. Giulia, 30 anni, ucraina, da un anno lontana da casa, da quel 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha invaso il suo paese. Un dramma che ancora non cessa, una guerra che non sembra trovare la strada della diplomazia. Un anno di dolore e un anno di guerra, è molto difficile parlarne. Spero che la guerra finisca presto e possiamo tornare alla normalità in Ucraina. Sono molto grata all'Italia e agli italiani per l'aiuto a tutta la popolazione ucraina. Assieme alla madre e al figlio disabile, ospite di un centro di accoglienza straordinaria nell'Aretino, per il momento non può tornare in Ucraina. Lì le terapie per il figlio, oltre che costose, sarebbero impossibili da portare avanti. L'Ucraina vincerà questa guerra, credo non presto. Noi preghiamo e speriamo che questo accada, che la guerra finisca, perché è una terribile situazione nel centro dell'Europa. It's terrible situation in center of Europe. Incidente questo pomeriggio in zona San Donato ad Arezzo. Un'auto si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un mezzo elettrico per disabili. Non gravi le conseguenze per i feriti. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato il tempo necessario per ripristinare la viabilità. Sul posto la Polizia Municipale di Arezzo. Adesso passiamo alla politica e parliamo della cosiddetta autonomia differenziata per la Toscana. Ascoltiamo a tale proposito la posizione di Marco Casucci, consigliere regionale della Lega. Sono convinto che sia giusto attuare i principi dell'autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario come prevede l'articolo 116 della Costituzione, ma ritengo che nel merito il disegno di legge proposto dal ministro Calderoli debba essere perfezionato. Rispondeva così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in Consiglio regionale 2 giorni fa ad un'interrogazione del vicepresidente Marco Casucci della Lega. È proprio lui a ribadire ai nostri microfoni l'importanza e la bontà del disegno di legge del ministro leghista. C'è stato in questi anni un serio dibattito. 2 giorni fa devo riconoscere al presidente Giani di non essere tra coloro che pregiudizialmente sono contro l'autonomia differenziata, anzi è pronto ad allargare ad altre materie, perché inizialmente la Toscana avrebbe voluto maggiore autonomia per beni culturali ed ambientali. Oggi va a chiedere infrastrutture, va a chiedere informatica per il problema del digital divide, che segnalo da anni specialmente nel nostro territorio. E io allargherei il ragionamento all'università, ai rapporti internazionali e con l'Europa. Secondo me la Toscana, per
tutta una serie di materie veramente può gestire meglio da Roma che da Firenze che da Roma le materie. E questo non vuol dire ragionarle in termini di colori o di schieramenti, questo vuol dire ragionarle in termini di controllo effettivo da parte del cittadino e per la possibilità concreta che ha il cittadino poi di chiedere al politico, al punto di riferimento. Credo che con l'autonomia differenziata vi possa essere un fenomeno inverso, quello di tornare appunto verso i territori e non bisogna avere paura di contrapassi che possono essere come si dipaventerebbe quello di un ulteriore distacco del nord rispetto al sud, perché le cose stanno andando bene in questo paese. Cioè, possono essere contenti con questo sistema di cose, questo sistema fiscale, politico assolutamente centralizzato. Si parla di tanti argomenti, di accorpamenti. Io lo dico sempre in modo convinto, sono per i territori, sono per il decentramento, sono per dare spazio ai territori e per far vivere le persone nei territori. Ci vogliono i servizi, ci vuole di investire, ci vuole volontà politica, cerchiamo di farlo. E va in soffitta il procedimento autorizzatorio per l'ampliamento della discarica di Podere Rota a Terranuova Bracciolini. Lo ha deciso la conferenza dei servizi riunitasi in regione. Vediamo. Stop, almeno per ora, alla discarica di Podere Rota. È d'obbligo la prudenza, per cui se questa notizia sarà effettivamente confermata è senza dubbio un traguardo, un obiettivo importante è stato raggiunto. La conferenza dei servizi ha archiviato il PAUR, il procedimento autorizzativo per l'ampliamento della discarica di Terranuova Bracciolini. Questo PAUR si è aperto 2 anni fa e dopo tutta una serie di rinvii finalmente questo organismo tecnico si è riunito e secondo appunto le informazioni che sono giunte fino a noi, la Regione Toscana ha deliberato all'interno del PAUR la chiusura, della conferenza dei servizi la chiusura del PAUR. Per noi questa, se confermata, come dicevo, è senza dubbio una notizia molto importante. La riunione in Regione ha fatto seguito ad una lunga serie di prese di posizione contrarie all'ampliamento espresse nelle scorse settimane dai sindaci dei comuni interessati e dai comitati. Sono 3 anni appunto di lotte, di battaglie, abbiamo condotto insieme agli altri sindaci del Valdarno, all'Associazione del Territorio, al Comitato Vittime di Podere Rota, perché la discarica di Podere Rota non venisse ampliata. Rimane in piedi ancora il procedimento di bonifica, CSAI ha da completare il piano di caratterizzazione. Noi ci auguriamo davvero che anche in termini in questa direzione siano fatti interventi importanti e quindi il territorio sia bonificato, ma come dire, l'obiettivo più importante veramente è la chiusura definitiva di questo sito di discarica che non riceve più i rifiuti urbani ormai da diversi mesi, ma non vedrà, se la notizia sarà confermata, neppure l'ampliamento. Adesso spostiamoci in Val di Chiana. Cos'è per te una poesia e cos'è per te un poeta? Sono alcune delle domande dello psicologo di strada Stefano Pieri che ha rivolto alle studentesse e agli studenti di Cortona. Sono gli ingredienti del servizio che verrà trasmesso su Rai 1 durante il programma Generazione Tsunami in diretta domani alle ore 10. La trasmissione conterrà le clip registrati a Cortona alcuni giorni fa e a seguire tutto il programma sarà visibile sulla piattaforma RaiPlay. E riparte l'operazione Bufo Bufo per salvare i rospi delle strade aretine. La singolare iniziativa si è interrotta durante la pandemia. Chiara Sadotti. Con l'inizio delle migrazioni per amore scatta l'operazione Bufo Bufo. Si tratta di una vera e propria campagna di salvataggio animali, principalmente rospi. Bufo Bufo è infatti il nome scientifico. Circa una decina di attivisti per i diritti degli animali appartenenti a varie associazioni impegnati dal tardo pomeriggio sino a notte per mettere in salvo gli esemplari. L'operazione prende avvio in questo periodo quando inizia la migrazione dei rospi dai boschi alle zone umide per deporre le uova e fecondarle. Purtroppo ogni anno migliaia di questi animali vengono travolti ed uccisi dalle auto in transito, così anche quest'anno il Comune di Arezzo ha autorizzato il posizionamento di cartelli stradali che indicano alcune delle zone di migrazione e invitano gli automobilisti a guidare con prudenza. Nel frattempo gli attivisti percorrono le strade mettendo al sicuro gli anfibi che si trovano sulla carreggiata, portandoli vicino all'acqua. Si cercano ancora volontari. Chi volesse partecipare alla campagna può scrivere a operazione bufobufo@gmail.com.
Adesso passiamo allo sport. Sei tifosi Amaranto hanno ricevuto il DASPO e non potranno recarsi allo stadio per un anno. Il provvedimento è stato notificato dalla questura di Perugia. I fatti risalgono al 29 gennaio 2022, giorno in cui l'Arezzo perse 2-0 a Città di Castello contro il Trestina. A fine partita contestarono giocatori, staff e dirigenza. Quasi un anno dopo, per sei persone è arrivata la brutta sorpresa. Lo scorso 23 dicembre è stato notificato l'avvio delle indagini. In questi giorni l'ufficialità delle diffide. Il legale dei sei tifosi, Giulio Ciabattini, inoltrerà il ricorso al TAR. E adesso passiamo al basket. L'Amen SBA torna al Palasport Estra ed affronta lo scoglio Virtus Siena. Gli Amaranto proveranno con tutte le energie a fermare i lanciatissimi senesi. Vediamo. Partita di cartello sabato 25 febbraio alle 19 al Palasport Estra. L'Ame Scuola Basket Arezzo affronterà l'astosa Cucine Virtus Siena. Dopo il successo sul campo di Cecina, il calendario mette di fronte alla squadra di Coach Evangelisti un'altra potenza del campionato, quella Virtus, rinforzata degli arrivi di Pavanic, Del Maso e Laffite, che è reduce da 9 successi nelle ultime 10 uscite e che nell'ultimo turno ha letteralmente dominato la capolista Prato. Complicare ulteriormente la gara una settimana non facile per l'Amen, che si è trovato a non potersi allenare al completo a causa dell'influenza che ha colpito alcuni giocatori, che faranno comunque di tutto per essere della partita e dare il proprio apporto alla squadra. L'appuntamento per tutti i tifosi dunque alle 19 di sabato 25 per un classico di queste ultime stagioni di Serie C Gold. E domenica 26 febbraio l'Unione Polisportiva Policiano, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Arezzo e della Federazione di Atletica Leggera, ospiterà ad Arezzo, al Parco Pertini, zona Giotto, il campionato regionale di corsa campestre per il settore assoluto e giovanile maschile e femminile. Al via oltre 1000 atleti in rappresentanza di tutte le province toscane per contendersi i titoli previsti sia a livello individuale che di società. Oltre al titolo regionale si concorre anche per la finale del Grand Prix di Cross Fidal. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.